Buongiorno a tutti. Il 2022 sta ormai finendo e il clima è già un po' di festa. L'anno scorso abbiamo concluso l'anno augurandovi un 2022 ricco di nuove opportunità insieme del clima. Effettivamente è stato così, è stato un anno pieno di novità, di pubblicazioni e di nuovi spunti. Ma sei sicuro di non esserti perso niente? Ripassiamo un po' insieme le tappe di questo anno, le tappe fondamentali. Allora, innanzitutto il 2022 è iniziato all'insegna del super bonus con la legge finanziaria che ha definito nuove scadenze. Poi le novità per il super bonus si sono susseguite un po' per tutto l'anno, a volte con fin troppi colpi di scena, ma possiamo dire che le regole tecniche, pur tra mille dubbi, sono rimaste abbastanza definite. Insieme a voi noi abbiamo preparato la nuova versione di C778, la versione 2, che ha subito, proprio a inizio 2022, implementato il nuovo calcolo per il risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile messo a punto da Enea. E poi cos'altro è successo? Qua mi servono aiutanti. Fabio, vieni ad aiutarmi. Altre tappe del 2022, sentiamo. Beh, il 2022 è stato anche l'anno per un'altra importantissima novità: il nuovo decreto sulle rinnovabili. Anche se formalmente pubblicato a fine 2021, è entrato in vigore proprio a giugno 2022. Noi non siamo stati a guardare con le mani in mano e vi abbiamo fornito un aggiornamento del modulo delle verifiche di legge C701 che recepiva proprio queste novità. Sempre sulle rinnovabili vi abbiamo reso disponibile una guida tecnica sul 199. Se ve la siete persa, trovate il link qui in descrizione. E poi cos'altro è successo? Chiediamo un altro aiuto? Sì. Bea, vieni qua. Dai, un altro aiuto, sempre sul 701 abbiamo lavorato sulla sostenibilità perché è uscito il nuovo decreto CAM che abrogava il precedente e noi abbiamo rilasciato un aggiornamento. E in più, insieme a Marta, abbiamo fatto proprio un topic che trovate sul nostro canale YouTube dove spieghiamo le differenze per i criteri sia di energetica che di acustica. E poi abbiamo lavorato anche su un tema un po' trasversale, il BIM, l'interoperabilità con altri software. Lo abbiamo fatto insieme ai colleghi di Allplan, di Graphisoft, di Arcline. Con loro abbiamo realizzato tre guide che trovate qui sotto, che ci servono proprio per importare i loro modelli architettonici con IFC nel nostro C700. E poi con Marta in C704 abbiamo dato la possibilità di importare anche qui dei file IFC, così che possano diventare un po' più smart anche i tecnici anche che si occupano di acustica. Esatto. Ne abbiamo fatte un sacco di cose nel 2023, però decisamente. Nel 2023 cosa vogliamo fare? Nel 2023? Beh, scriviamo una letterina, sì, una bella lista di idee, dai, va bene, così mettiamo giù le basi che vogliamo fare. Marta, falla a te perché scrivi bene. Scrivo io? Sì, sì. Ok, scrivi tu. Se vogliamo risolverci un po' di problemi, cosa chiediamo? Un nuovo decreto requisiti minimi. Decreto requisiti minimi a tutta la vita. E magari risolve anche tutti i problemi della Caprimoti. Ok. In questo clima ormai di festa non ci resta che ringraziarvi per aver trascorso questo anno. Passateci sulla bottiglia. Un grazie da parte di Fabio, di Beatrice, di tutti i clima che sono qui sotto di noi. Grazie per aver fatto un altro pezzo di strada insieme a noi. È stato bellissimo passare questo anno insieme. È tempo di festeggiare. Non ci rimane che brindare e augurarvi delle buone feste e un fantastico 2023.